I tanti attivisti di Brindisi Bene Comune esprimono la loro solidarietà a Maurizio Tamborino e ai membri del Comitato Popolare per la Difesa dell'Ambiente e della Salute, vittima di un gesto criminale e intimidatorio. Esordisce così il comunicato inviato agli organi di stampa ed a firma del portavoce Riccardo Rossi, quale attestazione di vicinanza al 53enne finanziere in pensione Maurizio Tamborino, vittima nella notte di San Silvestro di un attentato incendiario che ha colpito la sua abitazione. Il sottufficiale al momento dell'accaduto si trovava a Roma in compagnia del figlio per i consueti festeggiamenti di fine anno, quando intorno alle 22:30 è stato avvisato telefonicamente da una vicina preoccupata per la fuoriuscita di fiamme alte dal comignolo del camino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia scientifica che hanno constatato dalle prime indagini che l'incendio è stato innescato da un misto di benzina e cherosene versato direttamente nel camino. I danni ammontano a decine di migliaia di euro, considerando che la villetta e tutto ciò che era al suo interno è andato distrutto. Non ho nemici, ha dichiarato Maurizio Tamborino, posso solo pensare che questo vile gesto abbia a che fare con le mie battaglie contro il carbone, il rigassificatore e tutte le emergenze ambientali che affliggono il nostro territorio. Forse qualcuno vuole scoraggiare il mio coraggio e la mia determinazione. Nei prossimi giorni tornerò a Brindisi per rendermi conto dei danni.